Buongiorno, siamo qua al banco di Fabrizio Camplone, un altro anno insieme a lui, a Re Palettone. Abbiamo notato sul suo banco una grandissima varietà di prodotti. Ci può spiegare perché tutta questa varietà? Sì, quest'anno abbiamo portato nella manifestazione sia il panettone tradizionale, il panettone al zafferano e liquirizia, un panettone al cioccolato, un panettone all'amarena e per finire un panettone sapori di montagna, dove praticamente un impasto di patate viene accompagnato con frutti di bosco. Ah, una ricetta interessante, ci puoi spiegare da dove arriva questa idea? Sì, è l'ultima tappa di un processo che portiamo avanti già da diversi anni di cercare di valorizzare al massimo i prodotti del territorio abruzzese e con questo panettone molto particolare e dal gusto veramente sofisticato cerchiamo appunto di toccare dei nuovi sapori che non avevamo ancora esplorato. Siamo contenti di questa novità e vi aspettiamo come tutti gli anni con i vostri prodotti e tanti auguri per il vostro futuro. Grazie.